O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. Insieme. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. Il Cristo crocifisso, morendo ci riscattò. La croce benedetta, salvezza a noi portò. Insieme. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. Estendi sopra il mondo il regno di santità. O croce, sei sorgente di grazia e di bontà. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. Nei nostri cuori infondi un fuoco di carità. Tu fonte del perdono, rinnova l'umanità. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Se uno mi vuol servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora.
ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi confratelli nel sacerdozio, carissimi fidanzati, fratelli e sorelle, che siete pellegrini in questo santuario, siamo venuti tutti perché, contemplando il mistero che Dio ha voluto fare conoscere del dono del suo Figlio all'umanità, passando attraverso l'adesione di una giovane donna posta davanti al mistero e improvvisamente interpellata e riconosciuta come piena di grazia, ha voluto dire, ha dovuto dire nella libertà il suo sì. Anche noi oggi dobbiamo porci in ascolto di questa parola che è sempre nuova, che ci interpella, che ci pone davanti al mistero, perché senza il nostro sì personale, come quello di Maria, il mistero nel quale siamo già avvolti, nel quale siamo già stati inseriti mediante il battesimo, rimane una realtà troppo astratta. Ma noi vogliamo che diventi vita, esperienza, adesione gioiosa, totale al Signore, secondo quella vocazione che ciascuno di noi scopre come risposta e adesione piena alla volontà di Dio. A Maria, riconosciuta piena di grazia, fu chiesto di fidarsi dell'azione di Dio manifestatasi nell'opera dello Spirito Santo in lei. A noi tutti viene chiesta la stessa cosa, in un modo diverso, ma è sempre la stessa parola che oggi ci riconosce come pieni di grazia, perché battezzati, perché invitati al banchetto eucaristico, ma anche, se siamo disponibili, questo Dio ci chiede, a dire il nostro sì ad una parola che ci apre uno scenario non sempre facile nella nostra esistenza, eppure è l'unico scenario e l'unica via che possiamo prendere se vogliamo dirci discepoli di Cristo e veri devoti di Maria. Ci consola che il profeta, guardando lontano nel tempo, ci dice che sarà Dio stesso a scrivere nel nostro cuore la parola nuova dell'alleanza definitiva, non più incisa nella